Musicale, cioè potete fare altre cose. Comunque posso anticiparvi una cosa bellissima, cioè intanto ringrazio tutti quanti, non faccio i nomi perché sicuramente poi mi rimane qualcuno è venuto anche da fuori, le associazioni presenti, i clienti, il pubblico affezionato del centro studi, e stasera ci sarà anche una sorpresa, che il periodico La Voce uscirà nel momento in cui si concerto avrà luogo, stamperemo il giornale, cioè non sicuramente non sentirete il rumore, che è tutto in digitale. Comunque poi alla fine avete tutti quanti il giornale. Poi quindi vorrei, per quello, penso che sia una cosa importante. Non è che ci vuoi far lavorare, no? No. Le note musicali arrivano prima della sensibilità del brano. Questo è quello che leggerete sulle righe dell'articolo. Quindi senza necessariamente essere degli intenditori, quello arriva sempre e ci colpisce a diversi livelli di intensità. Quando poi viene espresso e comunicato in luoghi come quello di stasera di tipografia, allora il contrasto genera ancora di più intensità e calorosa umanità. Quindi per me e la mia famiglia è un onore ospitare tutti voi. Vi chiedo scusa se l'ambiente non è certamente adatto e comodo come la sala di centro musicale, né per un teatro né per altre cose, ma a noi interessava esprimervi la nostra accoglienza sperimentando con il maestro Campana quanto può essere forte la musica ovunque e come. Dunque, ha fatto incontrare queste due arti tra loro comunque molto vicine, il lavoro e la musica, l'arte musicale e l'arte della stampa, molto complementare e simbiotica. Buon divertimento, speriamo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
sabato, non dei concerti in genere non si interviene mai, ma stasera hai premesso tutto. Un grande grazie veramente alla società Acan Beethoven di Crotone, al maestro Fernando Romano che manda i saluti a tutto il pubblico. Stasera voleva essere qua con noi, non è stato possibile perché è stato lui ad offrirci il concerto. Quindi, come questo, anche altri concerti sono offerti dalla società Beethoven di Crotone, a cui va un ringraziamento veramente molto, molto particolare. Roberto Di Marino, suite per violino e chitarra, è fatto di tre movimenti diversi questo brano. Un allegro, un tempo molto lento di milonga, proprio molto struggente, e un finale molto più vivace. Thank you.
siccome è difficile adesso cambiare dal tango a un altro genere, rimaniamo nel tango se per voi non è un problema. Facciamo un altro brano abbastanza complesso di un autore francese, Eric Machelin, così ci tengo a dire i nomi perché così c'è la curiosità magari vi porterà a cercarli questi brani. Thank you.
concerto delizioso, grazie ancora ai colleghi, amici, maestri. Grazie e un applauso. Veramente un concerto delizioso, grazie ancora ai colleghi, amici, maestri. Grazie carissimo amico Gino per questa bellissima serata. Hai contribuito veramente, avete contribuito la famiglia Zancaro, la signora Franca, dopo ci delizierà, abbiamo visto lì, sul questo concerto si concluderà anche con il dolce. Come diceva prima il cavaliere Zancaro, c'è una piccola sorpresa. Prima di andare via riceverete la voce. Proprio fresca di direi. Un applauso. Io devo ringraziare il mio pacco. Dove sta lì? Grazie ancora, un altro applauso per i maestri. Complimenti. È l'appuntamento con la Città della Musica 8 febbraio, concerto per fisarmonica dedicato completamente a Johann Sebastian Bach. Grazie, arrivederci. Non andate via, perché non mi presto.